Come sono venuti sti baffi? Belli. Zaino. Buongiorno, ma salve o buon pomeriggio, dipende a che ora uscirà questo video, suppongo il pomeriggio, quindi buon pomeriggio. E non uscirà il giorno stesso di carnevale, perché oggi è il giorno di carnevale. Innanzitutto questo è PUM! E questo è un altro episodio. Episodio speciale perché, essendo carnevale, appunto, oggi è giorno di festa. Come avete visto, Electric Topi è andato a scuola vestito da Super Mario e io in serbo per lui ho una bella non parlo bene. E io in serbo per lui una bella sorpresa, ovvero ho preso anche io un costume di Luigi e oggi pomeriggio andremo ad una festa, ad un centro commerciale, e io mi vestirò da Luigi e lui da Super Mario e la cosa sarà vagamente divertente, se non esilarante direi, voi che dite? Ma adesso io mi metto al lavoro e niente, questo è quanto penso. Bene, come sono buio. La giornata di lavoro è finita e adesso andiamo a vestirci, come ho detto, da Luigi. Come avete visto, se non sto giocando Monster Hunter, probabilmente mentre che lavoro sto guardando qualche streamer di Monster Hunter, che è un gioco che consiglio a tutti assolutamente. E continuerò, per chi se lo chiede, a portare video al riguardo, anche se vanno male, perché mi piace troppo. Easy. Adesso andiamo. Put the place up. Cristo santo, rinizia a piovere. Oggi fa un freddo cane e piove sempre. Put the place up. Put my face up. Coccio, Topi, bisogna rimettersi il costume, dai. Lo facciamo andare. Vanno bene sti baffi? Mica lo so. Ti piacciono? Bene, la sorpresa Electric Topi parte ora, perché ho qui il costume di Luigi, che lui non sa che esiste, che lui non sa che io mi travestirò da Luigi, come abbiamo detto. Quindi ora mi vesto. Me lo tengo il maglione?
lo tengo il maglione, è troppo pesante, che è un freddo cane fuori, quindi lo tengo. C'ho anche i baffi, ma non penso che servano tecnicamente, boh. Mi attacco il baffo sul baffo. Non si tiene. Ah, che dolore! Ah, non si staccherà mai più. Allora, ho attaccato il baffo stortissimo proprio. It's a me, Luigi. It's a me. Quanto è brutto sto baffo. Ah, a Cristo! Ah, ho strappato i peli dei baffi, quelli veri. No, mi sa che non me lo metto, sì. Dai, non esageriamo. Soltanto per la sorpresa me lo metto, giusto così. Ecco, perché stiamo per aprire la porta e fare la sorpresa alle tre topi. It's a me, Luigi! It's a me! It's a me! Guarda io! Luigi non c'ha i baffi come il Mario, ma... It's a me, Luigi! It's a me, yo, bella fratello! Luigi parla così. Bella sì, minchia figa, oh! Che ridi? Che ridi? Papo, papo, quando arriviamo al centro commerciale, tutti e due, it's a me, Luigi! E tu Mario. It's a me, Luigi! Abbiamo addirittura un set fotografico. Francesca, pronti? Eccola la foto per l'album. Mamma mia, è letteralmente pieno di gente il centro commerciale. E io sono vestito come un bamboccio. Come... It's me, Luigi. È Luigi. It's a me, Luigi. Tu devi dire, it's a me? It's a me, Mario! Mano, qui mano, sei per strada, oh! È finita. E ben trovati carissimi, siamo di nuovo in ufficio e adesso dobbiamo ovviamente prendere la foto fatta con la Polaroid. Magari se mi inquadro meglio è meglio. La foto è quella qui, quella fatta con la Polaroid. Sto ovviamente coprendo il visetto di Electric Topi, che voglio che rimanga ancora incensurato, e l'andiamo ad applicare nel nostro bellissimo nonché fantastico album fotografico di Peo, che ancora devo recuperare un po' di foto, porca zozza, degli episodi, degli epeosodi precedenti, perché qui abbiamo l'epeosodio 1, il 2, quello col water, il 3, quello dei vaccini, poi ne mancano il 4, il 5, il 6 e il 7, perché poi riprendiamo l'8, il 9 e questo è il 10. Siamo a 10 episodi di Peo, ma pensa un po', manco me ne ero accorto. Il tempo vola, il tempo è relativo in realtà, il tempo è relativo per noi poveri abitanti di questo pianeta, che lo misuriamo semplicemente in base a quanto ci mettiamo a fare un giro intorno a una stella che è all'incirca a metà della sua vita. Quindi prima o poi questo avrà una fine, la razza umana sparirà e tutto quello che sto facendo adesso non ha alcun senso, ma lo faccio comunque per, non lo so, per intrattenere quel poco di tempo che avete a disposizione per guardare questo stupidotto che fa cose simpatiche, si spera sia simpatiche, siano simpatiche, ma non lo posso garantire. Ma muoviamoci ad attaccare questa bella fotina. Attacco temporaneamente un pezzetto di gomma pane sulla faccia di Electric Topi, sul visetto di Electric Topi, così che non si veda quanto sono furbo da 1 a 10, quanto sono intelligente. Qualcuno mi dia un premio per la mia intelligenza. Perché sto mettendo la colla? Perché? Ma questa carta è adesiva, ma io sono fuori di testa. Sono letteralmente fuori di testa. Adesso ridurrò le mie mani uno schifo con la colla, quando bastava... Ma signori, ma io non ci sto con la testa oggi, non lo so. Applico la fotina qua, bella carina. Che questa è l'unica verticale fatto fino adesso. Ne devo fare un po' più verticali perché spezza un po'. È carina come idea. Questo è l'episodio Peo 10. Il titolo del video come sarà? Non lo so nemmeno io ancora. Mario e Luigi a carnevale con Electric Topi.
quello sarà tra parentesi, suppongo. Mario e Luigi, Carnevale 2018, se proprio vogliamo essere precisi. Electric Topia ha voluto indossare un costume di Super Mario per questo carnevale e io, per sorprenderlo, ho indossato quello di Luigi. Facciamo un bel cuoricino qui, così, a gratis. A gratis, ed ecco che prosegue quindi il nostro album. Per il prossimo episodio vediamo di recuperare le altre foto, per carità. E questo è quanto. Ricordo a tutti che potete acquistare le magliette con Electric Peo nel link in descrizione per supportare il mio canale, quello che faccio in generale, e anche Electric Top indirettamente. Sì, mi gioco la carta figlio, ok? Mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su se questo video vi è intrattenuto a dovere. Ricordatevi che questo era Electric Top, ma adesso io mi rimetto al lavoro e poi torniamo a casa a giocare a Monster Hunter. Wow, Monster Hunter, Monster Hunter, Monster Hunter, Monster Hunter, Monster Hunter, Monster Hunter, Monster Hunter. E basta, è meglio se mi rimetto al lavoro. Hey, check it. Put the place up.